domani. Allora. Senti, allora io volevo fare con te, ti posso dare del tu? Tu a me no, che mi dà fastidio, capito? Okay. Senti, io volevo fare con te intanto test di intelligenza, perché io domani non ho il conto. Non è. Cioè, la signora non si capisce se sta ridendo, gli si è incastrato il vibratore. Allora, sono battute, caparè. Oh, anzi, chiedo pure scusa. Quando vuoi, alza due carabinieri al bar, uno all'altro, che te prendi? Io te prendi te, due caffè e l'altro, vabbè, due caffè pure a me. Senti, allora, test di intelligenza, sai che differenza c'è fra il cavallo e la penna? Te lo dico io, il cavallo sei in penna, ma la penna sei in cavallo. Era per... Senti, io, no, perché dopo il gioco intelligente... Senti, io lo farei con te, un gioco un po' difficile, mi presti 100 euro? E ti avevo detto che era difficile. Giustamente, che domande faccio? Se c'hai 100 euro ti comprai dei vestiti decenti. E non... Questa roba si vende proprio nei negozi. Cioè, tu sei entrato e te la sei comprata. O ti hanno regalato? L'hanno regalato, e io stavo sul cazzo, vabbè, cioè, tutto il video, va bene. Allora, non lo dire che avete sentito questa parola, non devo so questo, devi dire così, devi dire. E ti chiami? Ugo. Pazienza. Ma giustamente, scusa, no, ma anche un nome normale, se invece stava male, cioè, meglio un nome. Però sei una persona. Sei scritta alla nave, come una persona normale, no, quello che sopravvaluta. Senti, test di intelligenza, sai che differenza? Sai perché i carabinieri fanno poco l'amore? Non sempre c'hanno le prove, per me te lo devi. Va lo orologio che non. Guarda. Allora, senti, io no, anche una banconota deve essere tua, anche 10 euro. Deve essere la tua, perché se usassi la mia, la gente potrebbe pensare, eh? C'è la macchina, c'è la macchina. C'è il portafoglio 2 alla macchina, eh? Vedi dai, chiami dai, mai. Ma che c'è? Quella di Topolino, deve anche che vestito. No, veramente, se non ce l'hai cambiamo già, non. No, non so. Io, amico. No. No, no. Ah, cioè, ah, vedi, te l'ha dato il tuo pusher. Cioè, non è... Ma tu la donna ce l'accio quest'anno così, perché quello. Ma mi vedete che mi sono dietro cazzi, perché poi si diventa un buco. Allora. Non, ah, che te lo dici, sbagliato di lui. Allora, leggi il numero di serie, sarà importante per il conoscere 2-0, c'è i soldi, il numero di serie. Il gioco dura poco, in modo che torni subito a San Patrignano, però adesso non... Vabbè, S2671, lo faccio vedere anche alla signora, S2671, attenzione, guardale bene, potrebbe essere l'ultima volta che le vedi. Anche l'amico tuo, pieghi 20 euro, lui controlla tutto da dietro, pieghi 20 euro, li piego, piccoli, piccoli, li riapro e ti vedi 5 euro. Questo gioco si chiama Svalutation. Aspetta, il classico della magia è la banconota che si ritrova nel limone. Lo fanno tutti i maghi veloci, perché dopo riparte il secondo. Nella mia valigia c'è un limone, dentro il limone incredibilmente ce vai tu o convinco la valigia per l'italiano? Un limone dentro il limone? No, perché se ci vado io la gente dice ha fatto la magia. Vede il limone questo, vede il limone, vede il limone. Ammazza, limone, limone. Lima piccola, vinetta, il mio grosso è limone, è italiano. Se qualcuno è arrivato da poco, te lo tu è il comico, so io, non è. No, perché sembra. Allora. Tieni pure qui. Tieni qui. Tieni qui. Ma tu devi ricattare questo. Ma pensi che tu sei meglio? Ah, oh, quello dietro è peggio. Allora, attenzione, tu. Adesso hai sfilato il manico, dentro il manico i 20 euro. Controlla. Ci sono? No, e ti ha detto male, dica di essere. No, ci guarda il mago, 1, 2, 3 e voilà, 20 euro. Sono i tuoi? Che te frega, basta, ti ridò tanto sono i tuoi. No. Signora, che c'è scritto? C'è scritto sì, sì. Signora, sta vicino a lui, è diventato. Si allontani, non è. C'è sede? Buona limonata? Test intelligenza. Oh, limonata senza ghiaccio, il ghiaccio dove trovo lo stesso. Test intelligenza. Sai che differenza c'è fra la libidina e il peccato? Te lo dico io, la libidina è quando metti dentro, il peccato è quando lo tiri fuori. Allora, vieni, grazie pure. Aspetta, ti lascio andare, aspetta! Bene. La bambina dell'intelligenza, poi ti lascio andare dai tuoi ex amici. Guarda, la bambina, questa è una cosa scientifica, tocca la fronte e rimbalza a seconda della forza che proviene dalla massa cerebrale, perché sviluppa un campo magnetico e prova, va, prova pure tu.